Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo a fare una chicca, un segreto, a ottenere un Pokémon che molto probabilmente potete mancare se andate direttamente avanti nella storia come suggerisce il gioco, perché è qualcosa che nessuno all'interno del gioco vi dice, nessun NPC vi accenna questa cosa. Quindi andremo a farla subito perché dovete farla in questo momento e andremo poi avanti con la storia andando ad Orocea dove ci aspetta Mei. O meglio, Vera. Tra l'altro, mi scuso perché nello scorso episodio ho chiamato per tutto il tempo Rodolfo Adriano. Mi sono confuso perché nei giochi è Adriano il capopalestra e solo se non sbaglio in Smeraldo è Rodolfo. Il problema è che anche nell'anime è Rodolfo e quindi seguendo l'anime questo gioco hanno messo Rodolfo, non Adriano. Quindi Juan è Rodolfo. Probabilmente saranno arrivati sicuramente tantissimi commenti dicendomi che ho sbagliato a dirlo, però mi spiace, mi sono confuso. Comunque, andiamo subito a fare questo chicco, questo segretuccio, e nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi del Pokémon che stiamo andando a prendere, e in generale di questa regione di Johto, di Hoenn, volevo dire, scusatemi, che ormai è quasi giunta al termine. E iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Vi faccio vedere anche che ho ripreso alcuni dei vecchi Pokémon. Ecco qua. Ho tenuto solo Torkoal praticamente, perché il Pokémon che ci aspetta è davvero forte. Dobbiamo volare qui a Brunifoglia, dopo aver ottenuto il dialogo del centro Pokémon che ci dice che appunto Vera ci sta cercando. E eccoci arrivati qui, davanti a Jirachi. Salviamo davanti a questo Pokémon, perché è davvero tosto da catturare, sarà a livello 50, quindi sarà tipo più forte di tutti i vostri Pokémon, molto probabilmente, quelli di Hoenn almeno. Quindi ho chiesto una mano ai nostri vecchi amici. Iniziamo. Allora, lui essendo di tipo acciaio, non dovrebbe subire le mosse di tipo elettro, da quello che ricordo, quindi non possiamo paralizzarlo con le mosse di tipo elettro, però ne abbiamo Body Slam. Quindi noi cercheremo di andare di Body Slam a manetta. Per provare a paralizzarlo, Che lui usa gravità, va bene. Parrino? Niente. Gravità ancora, bravo. Continua a sprecare... Boh, perfetto, paralizzato. A questo punto non sprechiamo altro tempo. Non facciamo in modo che lui prenda più boost in attacco. Andiamo subito con Pidgeot. Lui usa Meteor Mash, ci fa malissimo, mannaggia lui. E andiamo con Sand Attack. Vai, primo Sand Attack per diminuire la precisione. Niente, ci ha ammazzati subito Pidgeot. Va bene, va bene. Mandiamo un sacrificio, mandiamo qualcuno che possa giusto tankarsi qualche colpo tipo Pikachu. E resuscitiamo immediatamente il nostro Pidgeot. Come vedete fa dei danni che sono fuori di testa. Non hanno alcun senso. Ok, revitalizziamo Pidgeot. Lui è rimasto paralizzato, non poteva rimanere paralizzato prima, vero? Ah, ok, si può paralizzare tranquillamente, ok. Allora andiamo ancora di Nuzzle. Vai ancora di Nuzzle. E portiamo la vita rossa. Ecco fatto. Zen Headbutt, va bene, praticamente mi ha sciolto. E proviamo a tirare una Fastball. È un Pokémon molto veloce lui. La Fastball è qui. Quindi le Fastball sono buone. In più è vita rossa, paralizzato. Vediamo se riusciamo a catturarlo, niente da fare. Andiamo ancora con una Fastball. Non voglio mettere in campo Pidgeot, perché potrebbe prendersi un colpo in faccia direttamente. Voglio aspettare che Pikachu muoia. Ecco, perfetto. Morto Pikachu, mettiamo in campo Pidgeot e andiamo a diminuire la precisione un'altra volta. Dobbiamo diminuirgli al massimo la precisione, così che poi non riesca più ad attaccare. E poi metteremo in campo un altro Pokémon, la strategia continua, dopo la diminuzione della precisione. E eccolo che inizia a missare, vai. Sand Attack di nuovo. Psichico missa, Sand Attack siamo a 4, paralizzato, Sand Attack siamo a 5, Psichico fallisce e Sand Attack siamo a 6. Precisione droppata fino a 6, lui comunque riesce ad usarci Sand Headbutt, Zen Headbutt, scusatemi, non Sand Headbutt. E a questo punto noi mandiamo Lapras, molto più resistente di Pidgeot, decisamente. Eccolo lì che viene paralizzato, a cui abbiamo insegnato un doppio team. Quindi la sua illusione aumenta. Buona fortuna, Jirachi, a fare anche solo un attacco. Buona fortuna. Aumentiamo al massimo la nostra illusione, con al massimo la diminuzione della precisione del nemico, bene. Ora molto probabilmente ci colpirà una volta ogni 20 attacchi.
e possiamo andare tranquillamente con le timer ball a questo punto. Sono passati talmente tanti turni che le timer ball dovrebbero essere molto efficaci. Se provate a venire qui con una squadra di Yoto, ho catturato il secondo try di Pokéball. Ok, quando avevamo già setappato tutto ormai, Torkoal si prende meritati punti esperienza. E abbiamo catturato Jirachi. Eccolo qui, o Jirachi, chiamatelo un po' come volete. Pokémon Desiderio. Ok, a questo punto andiamo a sistemarci un attimo la squadra, riprenderci i Pokémon giusti, perché questo era solo un extra. E era solo una parentesi per farvi vedere che si può prendere un Pokémon leggendario anche qui, ovvero Jirachi, e riprendiamoci i Pokémon della squadra. Rimettiamo giù i tizi, eccoli qua, di Kanto che ci hanno aiutato per questo leggendario. Pidgeot giù, Charizard giù, e riprendiamo al contempo i nostri di Hoenn. Quindi Lapras addio, sempre nei nostri cuori, e riprendiamoci Corphish. L'inutile Corphish. Ok, andiamo a mettere anche a uno Star Piece, ok, prendiamoglielo. Grazie. E andiamo a metterlo al suo posto, numero 385. E abbiamo catturato anche un altro leggendario di Hoenn. 385, allora 66, 82, 83, 84, 85. No, ho sbagliato a contare, scusatemi. 66, 72, 78, 84. Quindi 85, qua. Ok, Jirachi preso. E dovrebbe essere l'ultimo Pokémon del Pokédex di Hoenn, in teoria, no? Qui c'entra Rayquaza. Forse Latioselate e Astro sono dopo. Potrebbero esserci loro due. In ogni caso, ritorniamo qui. Ecco qua. E andiamo verso Orocea. Continuiamo la storia. Dopo essere volati qui a Brunifoglia per aver catturato il nostro nuovo Pokémon, Jirachi, torniamo qui a Ceneride e con il traghetto dovremmo riuscire a raggiungere, dopo il dialogo che abbiamo avuto nel centro Pokémon, Orocea, dove ci aspetta Vera. Ok, vorrà sfidarci? Per l'ultima volta magari? Eccolo qua, Pacifid Log, che sarebbe Orocea. Eccoci, pronti! Entriamo subito in questa casetta. Salve! Sei qui per la gara? Beh, pensaci ancora. Ma come? Ma scusa. Body shaming? Allora, andiamo a sfidare questo allenatore. Ti prometto che niente sarà rubato? Ma in che senso? In che senso? Mandi in campo Tokin? Perché queste sono sfide che, se non sbaglio, lui nell'anime fa davvero. Con qualcuno, con questi allenatori qui, eh. Andiamo di Flamethrower a Water Pulse. Non ci fa molto, fortunatamente. Anche perché c'è la siccità. E poi andiamo di Body Slam. Ah, bello il Piclow. Bravo, Torkoal. Ok. Nice. Assolutamente sì. Allora, Pacific Log Town, where the morning sun smiles upon the waters. Dove il sole mattutino sorride sulle acque. Qua sta facendo una piccola pausa. Piccola fermata prima di andare alla palestra di Ceneride, lei. Noi invece veniamo dalla palestra di Ceneride. E a questo punto adesso possiamo mettere davanti qualche altro Pokémon per essere allenato. Direi proprio Corphish. In teoria, raga, bisogna riuscire ad allenare questo Corphish. Anche se è molto difficile. Sometimes stop here on my way to visit Wainaut. Wainaut? Che senso Wainaut? Ok. Bellsprout, va bene. Andiamo lì, Xissor. Ah, è vero che è anche tipo veleno lui. Ecco perché non gli abbiamo fatto così tanto danno. Comunque andiamo ancora di Xissor. Cioè, ecco perché non è super efficace. Vai, Xissor di nuovo. Perfetto, il nostro Corphish si prende qualche punto esperienza. Woodshow, sì, sicuro. Andiamo a dare una curata veloce di nuovo al nostro Corphish. Ecco qua. Che è riuscito a tankarsi due colpi di Bellsprout. Attenzione, ci stava pure per morire. Che scarso quel Pokémon. Ah, Onna. Allora, tu combatti, no? Nel contest, lì nella gara, ci entreremo alla fine, eh. Andiamo prima a battere gli allenatori qui in giro. Alla fine della città ci entreremo. Erika, che manda in campo Jinx. Ok, tipo ghiaccio psico. In teoria, questo dovrebbe farti molto male. Ah, Bora, addirittura. E mi ha pure frizzato. Perfetto. Cambiamo Pokémon e mandiamo a questo punto Torkoal.
Niente, raga, il culo che ha avuto questa tipa, sia per aver ittato Bora, sia per aver congelato, è qualcosa di assurdo. Vai, vai, ancora. Attacca ancora, infame. Ti becchi un lanciafiamme che te lo ricordi per tutta la vita, guarda te. Il verso più lungo del mondo e addio. Snorant sale di livello, ottimo. Mi chiedo a che livello si evolverà Snorant. E perdonate se intanto faccio avanti e indietro al centro Pokémon, ma d'altronde Corphish lo vedete anche voi quanto è scarso, no? E poi va bene, non ci perdo tanto tempo in realtà. È qui, a due passi, il centro Pokémon. Andiamo a battere anche lui. I'm entering the contest. Sta per entrare nella gara lui. Va bene. Ha un Doom. Contro Corphish. Mi sa che Corphish viene shottato da qualsiasi attacco di Houndoom. Finta no, fortunatamente. Oh, bravo Corphish, ha shottato Houndoom. Grande. Ok. Cool. Corphish non si può evolvere. Speravo fosse Snorant, invece no. Tu sei un allenatore? Nope. Qui dentro invece chi c'è? Vediamo. Nessuno, perfetto. Oh, ma che città di merda Orocea comunque. Se non sbaglio era molto più carina nei videogiochi. Ah, questo vuole insegnarmi low kick. No, grazie. Che sarebbe colpo basso. Allora, it took a long time of diving, but I found one. Motrook. Oh, ci regala una squamacuore. Ok. A questo punto andiamo qui. Tu sei un'allenatrice? Nope. Forse abbiamo già finito di esplorarla, Orocea. Niente. Anche lui dice semplicemente che questa città è una città in cui non c'è della terra. Effettivamente è tutto su delle palafitte. Diamo un'ultima curata ai Pokémon e andiamo a provare a battere a questo punto Mei, che ci starà aspettando al Grand Contest qui, al Contest della città. Contest Hall, vai. Eccola qui, fiera. Parliamo prima a lei però. Questa ha perso nel secondo round. È diventata così nervosa che si era dimenticata quello che doveva fare. After spending years in this town, I decided to help out and teach the move. After you. Ok, after you. Cosa che fa esattamente? Che non me lo ricordo. Non penso che la insegnerò a Torkoal. Ma volevo andare a vedere cosa fa. Helps the target and makes it use its move right after the user. In che senso? Per favore, voi che siete più addentro al competitivo, ricordatemi cosa fa questa mossa. I lost by a boy. What a performance. Ho perso, ma wow, che grande performance. Pronti a sfidare Vera? Vai. Che bello rivederti, Glacial. Sembra che tu abbia ricevuto il mio messaggio. Hai preso tutte le medaglie di cui avevi bisogno anche tu. Buon per te. Io ho ottenuto invece il mio ultimo fiocco. È tempo di misurarci per vedere quanto siamo diventati forti ora. Ok. Andiamo, Mei. Che ti manca ancora un Pokémon comunque. Hai ancora un posto libero in squadra. Uppercut, ok, Crabhammer, buono, bravo Corphish, fagli sentire la presenza. Ok, Bulbasaur, cambia Pokémon e a questo punto potete provare a mandare Snorant addirittura contro Bulbasaur. Vediamo se riesce a fare la sua prima vittoria Snorant, eh. Dai, dai, forza, un bel S-Beam. Petardanza, azz, malissimo mi ha fatto. Mi sa che non riuscirà a fare la sua prima vittoria Snorant, lo sostituisco e mando Swallow. Perché se l'avessi fatto attaccare avrebbe perso purtroppo. Si sarebbe beccato un'altra petalodanza in faccia. Andiamo di attacco rapido. E addio Bulba. Poi Skitty. Direi di lasciare. Ah no, direi di mandare Corphish con una bella breccia. Lei ha tutti i Pokémon ovviamente carini per le gare, ma non buoni per combattere. Quindi breccia. Ah, è rimasta in vita Skitty. Anzi, è rimasta in vita Skitty. Xyssor, e addio. Ok, Beautifly. Sì, cambiamo Pokémon contro Beautifly e mandiamo Swallow. Forza Swallow. Salirà anche di livello dopo questa battaglia. Aerosalto dovrebbe bastare. Perfetto. Ole. E Snorant a livello 37, ottimo. Munchalax, sì, cambiamo Pokémon e rimandiamo Corphish. Bello Munchalax, forse è la prima volta che lo vediamo come avversario. Hardrolly, fiero, Brick Break.
Ah, sopravvive anche lui, solo a raggio. Inizia a caricarsi, ok? Fortunatamente non c'era il sole, altrimenti mi avrebbe shottato Corfish. Ho comunque perso, mi spiace. Oh man, I thought I was going to win. Ah, pensavo di vincere. Beh, buona fortuna alla Lega, grazie. Buona fortuna alla Lega, niente, non dice solo questo, dai. L'unica cosa che ha da dire è buona fortuna alla Lega dopo che l'abbiamo battuta per l'ennesima volta. Comunque, abbiamo quindi sfidato e battuto, penso per l'ultima volta, Vera. L'abbiamo sfidata in questa ultima battaglia. Lei ovviamente ha i Pokémon per gareggiare, non ha Pokémon per lottare, quindi è normale che faccia cagare, poverina. E a questo punto possiamo andare alla Everground Conference, la Lega di Hoenn. Ma questa Lega di Hoenn la esploreremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glaciosphere è tutto, al prossimo video!